cercare di dire, però c'erano altre squadre Spalletti. Quando È uno velenoso, uno di quegli allenatori che mandava a fondo. Tu pensi quando secondo me un altro allenatore che meritava è quello che ha fatto la corsa, ha fatto Suka la curva del Mazzone. lui ha spaccato, l'ha fatto lui è romano, lui è romano. Ecco, È Detrastevere Mazzone, Mazzone è Detrastevere. E si vede. Gli ha detto li mortacci vostri, li mortacci vostri. Luca. Messi, per te secco che hai detto invece allenatore? Capello, capello, sicuramente. Capello quando è arrivato in Russia. Mi è sempre piaciuto tanto, boh, non lo so perché mi ispira sempre tranquillità. Ancelotti non lo so perché mi è stato sempre simpatico, non lo so Con qua la faccia rotonda, eh? perché. Ma sta simpatico. Sì, facciocco. Ma il giocatore più mafioso invece qual era? Più mafioso, Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, è il mio anche idolo. Nainggolan girava Ma che Zlatan Allora scusate, parliamo dell'assassini tipo Montero, Zlatan Bruno, Ibra Cattabra. Maradona. No, Zlatan Ibrahimovic. Non io te dico proprio gente che menava in campo. Tu ricordi Pasquale Bruno, se un po' eri piccolo te? Pasquale Bruno che era del Torino. No, questo è troppo. Ma no, ma perché ma tu ricordi Cantona? Cantona si è il mito. Cantona coatto tipo Ibrahimovic, Cantona. Coatto tipo così. Michael Owen a me piaceva da ragazzino. Quello no, non ha giocato nel Manchester per caso. Montero ricordato. Owen no, mai. No. Come? No, nel Newcastle giocava, da Newcastle giocava. Michael Owen. E poi è andato a Real, mi pare, no? No, forse poi, a Liverpool. Mi pare che sai, a riallenando, cosa? Sai che non mi ricordo, ne ho sentito già parlare di Owen, che era forte. Basta mettere su Google. No, pure Liverpool conferma la chat. Pure Liverpool, è vero. Liverpool, oh. In Newcastle c'era pure Shearer. A Newcastle? Sì, a Liverpool. Poi mi piaceva tantissimo Edgar. Ha giocato anche nel Real. Stiloso. Ma vogliamo parlare di quando il Leicester a caso ha vinto la Coppa lì d'Inghilterra? No, no, scudetto ha vinto. È arrivato primo Leicester. Sì, il campionato assurdo. E c'era chi cazzo era l'allenatore italiano? Ranieri, Claudio Ranieri. Mamma mia, ciao lì. Beh, c'è stato pure a Manchester. Pure a Manchester è stato. Eh sì, io sono un simpatizzo molto il Manchester, mi piace molto quella squadra. È stato un anno. Pure il Brasile simpatizza il Manchester. Allora, avete visto che ci hanno fatto? A Manchester? No, a Roma. Amo sequestrati, no, sette cose hanno fatto, ti ricordi? Ah, sì, no. Amo sequestrati, inglesi, io. Ci siamo portati a casa, oh. Mamma mia, che ma avete visto quella squadra tedesca Red Bull Lipsia che tipo sì. 4 anni fa era in quarta lega, ora sta andando a vincere la Champions League perché si è messo lo sponsor dietro. Ma invece di Lipsia, parliamo del Leicester. Cosa ha fatto lì l'allenatore italiano con il Leicester? Lo stava dicendo Manny prima. Sì, appunto, lì è magia, bro, non si sa e ci sta. Come si chiama già l'allenatore? Ranieri. Leicester ha fatto una storia lì, davvero, tanta roba. Che sì, che qua anche gente a caso si è messa a tifare per il Leicester. Sì, però, sì, sì. Ranieri. Mahrez lì è esploso insieme a Vardy, che è Kanté, tanta roba. Madonna, quello spaccia. Il Neretto lì, Kanté, quello lì in centro, troppo forte è diventato. Che poi dovrebbe essere Real adesso, forse. Sì. Ma chi? No, Kanté è un giocatore. Ma quello... Entreno. Ma di colore, Sì, sì. Stare al Madrid, sta. Sì. Ma io su FIFA usavo sempre il barbo. Era buggatissimo, frate, era buggato. La terza gamba, minchia. C'aveva un cazzo così il barbo, fratellino. Sì, sì. Stava come il braccio mio, fratello. Sviolinava col cazzo il barbo. ma quello era tu. Fratellino, abbate bottiglie lì, Lì c'aveva così, tipo, capito come?
Ragazzi, Chelsea era prima nel Leicester, poi è andato nel Chelsea e adesso dovrebbe essere al Real. Se non sbaglio. A me di ma via giù fine settimana, no? Ma poi sì, giù. Minchia, bro, se in sé da voi è finita la quarantena, no? Vabbè, ma c'è sta poca roba però. Cioè, io ho visto che a Milano la gente sta uscendo a far festa così. Oggi... A Roma puoi venire se vuoi, eh. Allora, quasi quasi un salto ce lo faccio. E via, via un paio di giorni. Dai, minchia. Andiamo tutti in Svizzera. Da me oggi c'era un casino. Come? Andiamo noi in Svizzera. Parte due. Paura e deliri a Roma. Parte due. A me sì. Dimmi. Fammi... Per venite fammi i documenti farsi, ti chiamiamo Franco. Oh, Johnny Depp. Johnny Fresh. Mesh. Johnny Fresh. Ma bro, io mi ricordo di te, il mio amico, vabbè, non... te lo dico dopo, vai. Neghi a me. No, bro. Dopo ve lo dico. Fidati. Perché? No, vedati bro, io ci tengo a queste live, stanno spaccando. Vai, dimmi. Abbassa, che hanno fatto? Hanno abbassato, che hanno fatto? No, sto pigliando una birra. Ah, okay. Un'altra. Ha detto uno sforzo della birra. Salute. Dove vai a bere? Salute. Cosa, bro? Brasiliano. Ma dicono che non si può uscire dalla propria regione, non ho capito. Ah, mi sa. Vabbè, ma lui viene dalla Svizzera, chi gli frega? Appunto, mi fermo e gli dico, ah, ma io so quell'articolo di merda, sanno già chi sono. Oh, sono articolo meglio, 75. Fammi... E cosa dice? Non posso dirlo perché sennò mia mamma poi guarda la live e lo scopre, fremi qualcuno. Ok. Ci dissociamo dall'articolo 75, non diciamo nulla. Per forza se dissociamo. Vogliamo il gero. Ma che è l'arcidofono? Cosa? Hanno suonato. Chi va là? Alto là. Ma non era questo il citofono, è uno dei voi. Ah, Elvis. Gli sta entrando la SWAT in casa. Mamma mia, Elvis. Ma mi state prendendo per il culo, era vero? No, ma devi un po' più a casa, devi andare a proposito, di Elvis. Con il kebab, gratis. A proposito di Elvis, Gabri, oggi ho saputo una notizia importantissima. Tanto voi non conoscete, vabbè, io saluto Elvis, mi hanno detto che è uscito di prigione, quindi è il brasiliano che vuole bene Elvis. Non parli con me? No, aspetta, non bevuto a te. Ah, ok. Ah, io ci sta a cavicare. Ah, c'è una... Hai conosciuto... Hai un tuo amico che si chiama Elvis che è uscito fuori? Sì. Vabbè, frate, io ti saluto, c'è il mio nome, allora, grandissimo. Sì. Auguri, fratellino. Oh, ma Cioni, dove sta? Cioni, qua. Luna. Ma dove sta? Vendi così a San Basilio, pare che sta mezzo giù. È nella giungla. Oh. I capelli, basta questi capelli, sta fissa. Ma frate, guarda, mi crescono come se sao. Sei non fissa, mo. Parliamo dei capelli e si faccia di mia. Ma è vero, Manny, che si fa così? Sì, col pettine. Ma pure con la mano, sempre. Sì, sempre. Proprio un passatempo. Pensa, è secco che se fa così gli mancano mano. Io così sembro un cazzo di sheik invece. No, io pure i capelli di caccia da po'. E ciò che secco. Cappuccetto rosa. Da un po' diventa tornato zero al bei tempi. Dio. Le con questo qua ti levi tutti, calcola, tutti insieme. Fai con gli calcoli, parrucchiere no cost. Come si chiama qua la mattina? Ah, Lupecia, là, come si chiama? Che te cazzo i capelli. La Lupecia, No, c'è ancora. Ah, oh, Gabriele, ancora da te c'è la Lupecia. C'è la Lupecia. C'è i capelli, io. Ma sono belli davvero stasera. Testa, secco, oh, ce la sono belli davvero, invece ce l'ha spurato sopra, oh, che gli ha fatto? Ma con chi ce l'ha detto con lui? Oh, sono tutti lucidi, ma che gli ha fatto? Io? Io ho una crema apposta, di solito ti metti una crema e divento tipo mega sborrato. Ma che crema? Ora i capelli che ho, non ne parlo cosa, non c'è fonda, sta buona.
Ma qua io c'è da vendere di capelli. Marco, tu hai Musa, va. Se vedevi io quando mi sono rasato a zero, un cespuglio c'era, non c'erano i capelli. Vabbè, a te ti ha chiesto un cazzo nessuno. Vabbè, ma io parlo di capelli, dai, fra. Ti fai domande, ti fai dei capelli. Guarda quanti ce l'ha, ma sta capelli ce l'ha una cifra. Oh. Una donna. Sì, devo fare le treccine, bro. Ah. Sembriamo una famiglia vera, dicono. A secco, sì. Oh, andavamo per stracci, secco. Secco, il padre e la madre. Andavamo per stracci, secco.